Benvenuti a tutti ragazzi a un nuovo video. Allora, non so se si vede, forse sono sotto luce o che ne so, ma sono sudato. Non perché ho preso il sole, ma perché mi sono appena finito di allenarmi. Come vi ho detto nei video precedenti, ho ricominciato seriamente ad allenarmi e a rimettermi a dieta. Vi farò vedere magari più avanti alcuni miei video, cioè nei video in cui vi spiego come sto gestendo questo periodo, gli allenamenti e più o meno come ho diviso la dieta. Però nel caso in cui volete vedere un allenamento specifico solamente così, tanto per vederlo, nella home gym, un bel like, un commentino, pure me lo scrivete in privato come volete, va benissimo per me. Come al solito mi scrivete su Instagram se volete, sono sempre disponibile, tanto non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno perché sto in quarantena e quindi va benissimo. Allora, alla fine dei miei allenamenti di solito, non tutti i giorni, però di solito faccio un piccolo circuito che serve per rinforzare la zona lombare della schiena. Questo perché quando una persona diminuisce il suo allenamento, comunque smette di allenarsi, il corpo per poter attutire tutti i movimenti dovuti alla palestra e quindi ai pesi, magari agli stacchi in generale, inizia a fare degli adattamenti a se stesso e quindi la muscolatura inizia ad aumentare anche in questa zona. Quando diminuisce l'allenamento, nel corso di 2-3 settimane, è la prima zona in cui inizia a diminuire la forza della muscolatura. Quella è il core in generale, che fa diciamo la panza. Quindi, per poter evitare una lombalgia, quindi il mal di schiena che noi abbiamo, che ci alziamo così, ma a prescindere, quello ricapita a tutti dopo un periodo di inattività. Poi c'è anche altra gente che ce l'ha proprio da quando è nato, ma quelli sono altri tipi di problemi che non tratto perché non sono né osteopata, né fisioterapista, né ortopedico, né niente. So solo uno scemo che fa video su YouTube. Quindi vi faccio vedere un piccolo circuito che potete fare a casa e teoricamente, almeno con me, già dopo la prima settimanella avrete i primi benefici. Vi dico solamente che ci sarà tanto plank, ci sono 3 esercizi di plank su 5, quindi riderete anche oggi, per vostra fortuna, io invece soffrirò. Prima di iniziare il video vi chiedo di mettere like, commentare, iscrivervi e ci vediamo sul tappetino. Ok, come vi ho detto, iniziamo, ci saranno tanto plank, quindi il primo esercizio sarà il plank. Io faccio 5 serie, in teoria dovrebbe essere da 45 secondi a un minuto. Io faccio quella che mi viene, anche perché lo sapete che sono una pippa per quell'ambito. Dopo che avete visto i miei video sugli sport. Ok, il cronometro. Vabbè, 37 secondi. L'ultima volta ero tipo 7 secondi. Sono migliorato però. Questo 5 per 45 secondi. Tra ogni serie più o meno 30 secondi / 45 secondi di riposo. Non mi sono scordato che avevo fatto il circuito gambe per le donne e avevo detto che avrei fatto anche un circuito magari petto e spalle per gli uomini. Penso di registrarlo la prossima settimana, perché col fatto che ho ricominciato ad allenarmi, sono 3 giorni che faccio petto, spalle, richiamo petto, spalle e quindi sto tipo a pezzi, quindi sta settimana proprio no. Peggioriamo. E con il plank, oltre ad allenare comunque core in generale, quindi addominali e zona lombare, andiamo ad allenare e a sollecitare anche le spalle e il petto. E quindi nel caso in cui avete fatto spalle e petto, soffrirete. Finisco le mie serie e ci vediamo direttamente al prossimo esercizio. Ah, ma basta, riprendo, perché non me lo dico? Vabbè. Secondo esercizio, continuiamo con il plank. Questa volta facciamo il plank laterale, o side plank, se vogliamo farlo più in inglese. Allora, sempre 5 serie, in questo caso 30 secondi per lato, quindi sarebbero 10 per lato. Quindi, dobbiamo iniziare, no? Questa mano può stare sia qua, che qua, che qua, dove preferite voi. Cercate di stare tutti quanti sulla stessa linea, quindi non storti. Oh, l'ho finito adesso! Oddio, la prima volta che ci riesco! 30 così, 30 dall'altro lato.
Voglio morire. Allora, sono cascato perché ho girato troppo la testa e quindi è facile perdere l'equilibrio. La cosa importante in questo esercizio è che questa parte del corpo non debba mai iniziare a scendere. Quando inizi a scendere, o provate a tirarla su, ma se non si tiene vuol dire che siete arrivati, o scendete e basta. E quindi vi ricordo 5 volte, 30 secondi per lato. Nel caso in cui questo sia facile, perché potrebbe darsi che per qualcuno sia facile, potete farlo ma mettendo i piedi sul rialzo, quindi magari su una sedia. Lì la difficoltà aumenta da far schifo, quindi decidete voi. Ci vediamo al terzo esercizio. Terzo esercizio si chiama Superman. Ve l'ho già fatto vedere quando abbiamo allenato il dorso nel beach volley. Quindi se non vi siete visti il video del beach, andatelo a recuperare. E in poche parole si sta proni, per chi non capisse cosa sia pancia in giù. Stendiamo le braccia e le gambe, fronte che poggia sul tappetino, e da qua dovremo andare a tirare su in contemporanea braccio destro, gamba sinistra, e successivamente braccio sinistro, gamba destra. Dato che ne faccio 5 per un minuto, cerchiamo di fare tipo 3 ripetizioni con una, 3 ripetizioni con l'altra, 3 ripetizioni con una, almeno ve li sportiamo. Quindi 3, 5, 5 serie da un minuto, 3, 2, 1. No, è la cosa importante è che le punte dei piedi siano sempre estese il massimo che si può, quindi non state col piede a martello. Allora, nel caso in cui ne abbiate fatte qualcuno in più da una parte o dall'altra, recuperate e fate più di un minuto. Il tempo di recupero è sempre 30 secondi, come per gli altri due esercizi. Nel caso in cui sia facile e non sentiate niente, dopo che avete fatto la terza ripetizione, restate in isometria per magari un paio di secondi. Nel caso in cui non vi va di fare l'isometria, ci avete la caviglia, quindi penso per le donne, e la bottiglia d'acqua, caviglia, bottiglia d'acqua, e aumenta la difficoltà. Se non vi soddisfa neanche quello, che state a fare a vedere questo video non lo so, andate da uno più bravo. E quindi fate 5 volte, ci vediamo al quarto esercizio, io continuo a soffrire per fatti miei. Quarto esercizio, sempre 30 secondi di pausa. La cosa importante quando state qua è che la fronte sia ben appoggiata, perché se voi state con la testa su, andate a sforzare la cervicale, poi non vi venite a lamentare con me se vi si infiamma la cervicale. Ma se volete posso fare un video anche per spermartela. Ok, quarto esercizio, il gancio, finalmente, una cosa facile che molta gente sbaglia. E dobbiamo fare 3x15. La cosa importante, la più importante di tutti, questa parte, quindi i lombari, devono poggiare per terra. Se non poggiano per terra ma stanno incurvati così, poi vi fa male la schiena e quindi peggiorate solamente quello per cui state lavorando. 3x15, 30 secondi di riposo e partiamo. La testa inoltre, non dovete mettere le mani dietro perché sennò vi tirate la testa, tirate il collo e vi si infiamma la cervicale, ogni cosa vi si infiamma la cervicale, quindi fatelo come dico io, sennò mi incazzo. Ho tipo superato i 15, eh? Pensa quanto sono diventato forte, manco me ne accorgo. Ok, fatte queste 3 serie, resta l'ultimo esercizio, sempre 3 serie da 15, quindi torniamo nella posizione prona. Quindi di nuovo pancia giù, è simile al Superman, solo che invece di fare l'esercizio a X lo faremo sia con entrambe le braccia e entrambe le gambe, quindi è un po' il pesce. Da questa posizione tiriamo su entrambi. In questo caso, dato che sono 3x15, potete farlo con le braccia in 3 posizioni diverse, così andate a lavorare anche tutto il dorso, in poche parole. Quindi magari partiamo con le braccia ruotate in questa posizione e ne fate 5. Poi mettiamo le braccia a metà. Ok, e poi le braccia davanti. Nel caso in cui risolti semplici, comunque il lavoro lo sentirete sempre sul lombare.
Nel caso in cui vi risulti semplice, potete sempre stare in isometria un paio di secondi alla fine ogni 5 ripetizioni, oppure potete prendere le bottiglie d'acqua. Quello che vi risulterà più facile quando le braccia saranno qua, almeno nel mio caso. E niente, questo erano gli esercizi per poter evitare il mal di schiena dovuto al ritorno da poco in palestra. È una cosa che capita a tutti, quindi non vi dovete preoccupare. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate faticato come ho faticato io. Nel caso in cui non abbiate faticato, vi ho dato qualche esercizio in più che potete fare. Questo non serve che lo facciate tutti i giorni, però magari nel caso vi allenaste tutti i giorni. Se vi allenate 3 volte a settimana, lo fate alla fine degli allenamenti e va benissimo così. Spero che il video sia stato di aiuto a chi aveva bisogno di aiuto. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di lasciare like, di seguirmi su Instagram, di commentare. Qua ho finito l'elenco. Questa volta non ho fatto schifo, quindi è già un miglioramento, però ho fatto ridere. Ciao ragazzi!